Ciao a tutti gli amici di In Diffusione. Celestopoli viene da Celestopoli, la città di Kanto dei Pokémon. Stavo parecchio in fissa prima con i Pokémon e quindi inoltre cercavo un nome che ci avesse richiamasse subito un immaginario potente. Allora, la passione per la musica è nata. I primi ricordi che ho erano con mia madre da piccolissimo, che andavo al mare e ascoltavamo Battisti, Pino Daniele e Vasco Rossi. Riguardo la scrittura invece, verso i 15-16 anni iniziai a prendere lezioni di canto e di pianoforte e a scrivere anche la mia prima roba quasi fin da subito. Poi da lì non ho più smesso. Ho influenze che mi hanno segnato tantissime perché mi lascio proprio super influenzare da ogni cosa che ascolto. Ci sono stati alcuni dischi comunque che più di altri sicuramente mi hanno portato a cambiare proprio il mio approccio alla scrittura. Per l'italiano forse Regardez-moi e La fine dei vent'anni di Fra Quintale e Di Motta rispettivamente, che sono i due dischi che dopo averli ascoltati switchai a scrivere in italiano, mentre prima avevo scritto solo roba in inglese. Poi anche importantissimi Vince Staples di Big Fish Theory, disco che ho ascoltato e ascolto tuttora un botto, e anche Swimming di Mac Miller. Che cosa mi ha spinto a scrivere i miei brani? Non lo so, sinceramente, perché quello che mi ricordo è che comunque da quando iniziai a studiare lo strumento e a studiare la voce, iniziai pure subito, praticamente, parallelamente a scrivere la mia roba. Quindi non lo so, è stata una cosa naturale che è venuta dallo studio e è una cosa infatti che mantengo anche adesso, cioè è rapportare la scrittura allo studio. Sto lavorando all'album, ho moltissimi pezzi nuovi, ho parecchie demo da lavorare e sto cercando sì di dargli una forma, cioè un senso più globale nella forma di un album. Il 21 luglio sul palco del Brainstorm, com'è per me esibirmi dal vivo? Sarà una cosa nuova perché è ufficialmente il mio primo live con questo progetto. Montpellier e Bratislava, sì, negli ultimi anni ho girato un tot anche in altri posti, inizialmente per studio, tra Erasmus e altre cose, poi per cazzeggio puro e alla fine per lavoro. Caffè, secondo me, parla di inadeguatezza principalmente e nel sentirsi non adeguati ad alcuni contesti e anche all'importanza del capire perché e quindi dell'ascoltarsi e del sapersi ascoltare.